All'ufficio anagrafe del comune di Agrigento ancora regna il caos. Qual è la situazione attuale e cosa ha chiesto la prima commissione? Sì, scusate se parlo a nome, comunque visto che è una cosa che abbiamo appena fatto stamattina in commissione, un atto di indirizzo per potenziare il personale, visto che il dirigente ci aveva detto che sarebbero arrivate altre persone, ma adesso abbiamo appunto visto che il personale non c'è, c'erano soltanto due postazioni attive, cioè le postazioni attive sono quattro ma c'erano soltanto due persone, mentre che siamo andati a fare il sopralluogo è scesa una terza persona per aiutare le colleghe, però di fatto adesso non c'è una sala di attesa e le persone sono fuori che attendono e hanno il terrore del pomeriggio, perché il pomeriggio lì non c'è più l'ombra ma ci sarà il pieno sole. Tra l'altro una situazione disagevole con un alto gradino per cui la gente potrebbe anche cadere se ci sono persone anziane, comunque una situazione che non è bellissima. Capiamo che si devono spicciare e non possono farlo mentre si lavora, però capisco che la struttura pubblica è un po' elefantiaca, però bisogna fare di tutto per far funzionare il sistema. Il rilascio della carta d'identità da quant'è che aspettate? Dalle 8:30. E ancora niente. E ancora niente. Ma com'è la situazione? La situazione è critica. Perché, signora? Perché c'è dalle 8 che siamo qui. E poi ora dobbiamo andare a pagare al tabaccaio. E io non lo sapevo. Nemmeno un insegna fuori per dire di pagare la tessera al tabaccaio, perché me l'hanno detto. E una poi si alza, va a pagare e perde il posto. E solo una che... Non è giusto questo. Non è giusto questo. Solo un'impiegata stamattina. Dalle 8:30 quando arrivavamo. Senza numeri, diciamo, i numeri arrivano. Noi siamo numero 60, da stamattina dalle 8. Le ho detto tutto. Poi è venuta una signora, non lo so. Una che ha controllato e gli impiegati sono venuti ora. Siete venuti altri giorni? No, io no. Altri giorni no, però prima non c'era questo, tutto sto casino, diciamo. Signora, lei è arrivata adesso per il rilascio della carta d'identità? Sì, per la verità sì, tardi. Non penso che entrerò. Comunque, aspetto.